Piscina Caldarella, alle mie spalle giocano Italia e Turchia, una partita di World League, competizione internazionale, ma è soprattutto per Siracusa una grande festa. E quando c'è un appuntamento di rilievo internazionale, questa è la risposta. C'è attesa, c'è curiosità tra i volti, i sorrisi che affollano gli spalti della cittadella, un entusiasmo palpabile che dà l'idea della fame di eventi sportivi di livello di un pubblico generoso dal primo minuto, anzi, già da prima che cominci la partita. E poco importa che per il Settebello sia poco più di un allenamento, visto il gap esistente con la Turchia. Caldi applausi non appena le due formazioni fanno il loro ingresso ufficiale, e per il CT Campagna e Valentino Gallo è subito ovazione. Sono loro gli eroi di casa. Subito celebrati dallo speaker della manifestazione Mimmo Contestabile, con la musica e l'animazione di FM Italia a coinvolgere e divertire dall'inizio alla fine. Prima di scendere in acqua, inni nazionali, brividi per quel Fratelli d'Italia che si alza sino a stagliarsi sul cielo di Siracusa. A bordo vasca gongola il presidente regionale della FIN, Sergio Parisi. È un'emozione straordinaria vedere le tribune piene per la nazionale, per la nostra nazionale, considerato il luogo di nascita di Sandro Campagna, la considera appunto la nostra nazionale, ma beh, questo è anche il segnale di come la pallanuoto è radicata in Sicilia, sono venuti da tante parti della Sicilia. La pallanuoto in Sicilia sta godendo di ottima salute, settori giovanili, tante società che nonostante la crisi, nonostante le penurie di impianti, riescono appunto a portare avanti i loro programmi. Oggi è davvero una splendida giornata, penso non solo per gli addetti ai lavori, quindi per il mondo della pallanuoto, penso per tutto lo sport siciliano. Nell'area VIP sono tanti volti noti, c'è anche l'ex arbitro di calcio Rosario Lobello, peraltro figlio di Don Concetto, l'uomo che sognò per poi realizzarla la cittadella dello sport, impianto oggi in cerca di rilancio. Questa cittadella ha cominciato con gli avvenimenti internazionali, per un po' di tempo si sono interrotti, diciamo così, adesso è una ripresa, speriamo che ci sia soprattutto una continuità. Speriamo che anche questo evento, questo avvenimento serva, diciamo, a risvegliare le coscienze, ecco, diciamo che serva a far capire quanto la nostra città può produrre in termini mediatici. Assicurazioni sulla volontà di rilanciare il complesso sportivo siracusano arrivano poco distante dal sindaco Giancarlo Garozzo. Proprio sulla cittadella dello sport noi abbiamo già fatto e presentato un progetto di finanza che è presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è in fase di approvazione. Quando sarà approvato avvieremo l'iter per la ristrutturazione. E ad esempio qua cambia tutto? Copertura, tribune. Il progetto di finanza che è stato presentato cambia radicalmente il volto della cittadella dello sport. Project financing allora, per rianimare la cittadella dello sport, superando limiti e carenze, per farla tornare la casa di eventi internazionali, magari con cadenza almeno annuale. Per il consigliere federale Giuseppe Marotta si può. Purtroppo non c'è in questo momento, non ci sono le condizioni degli impianti, non c'è la condizione dell'impiantistica, purtroppo è un po' carente. Se così non fosse, con un tecnico della nazionale siracusano, due consiglieri siciliani tra cui il sottoscritto siracusano, con l'interesse che c'è, credo che riusciremmo ad avere molte manifestazioni. Per la cronaca c'è anche la partita. La giovane Italia di Sandro Campagna vince facile 17-6. Per il commissario tecnico non basta, c'è qualcosa da registrare. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo facendo dei gol in movimento, in contropiede, poi al secondo la squadra forse pensava di far gol in maniera troppo facile, ha giocato individualmente e non da squadra, siamo andati al tiro dopo appena pochi secondi di ogni azione, eludendo un po' l'organizzazione di gioco nostra. Poi terzo e quarto tempo la squadra si è sciolta, ha giocato meglio soprattutto in difesa e anche in attacco è stata più paziente e ha avuto più capacità realizzativa. Per quanto riguarda l'organizzazione straordinaria, complimenti alla federazione innanzitutto per come ha allestito in due giorni questo gioiello, e alle due società Cicci Ortigia e Sette Scogli per l'accoglienza e per l'organizzazione che hanno dato, e soprattutto al pubblico siracusano, che non sapevamo dove metterli, se ci fosse stata una maggiore capienza probabilmente avremmo raggiunto 3-4 mila persone. E poi c'è lui, gran finale con Valentino Gallo, tre gol ed emozione pura per un ritorno a casa atteso 5 anni.
Sei stancato di più in partita o per i saluti, gli autografi alla fine infiniti? No, diciamo che al pari vanno di pari passo le due cose, perché comunque c'è tantissima gente che non vedo da tanto tempo, anche perché comunque non ci sto tantissimo a Siracusa purtroppo. Mi manca da morire la mia città, però il lavoro mi spinge altrove, ecco. Quindi, però quando ci torno me la godo al 100%, oggi ero emozionatissimo, anche perché comunque fare le 200 presenze in nazionale da capitano a Siracusa, la mia città, penso che è il regalo più grande che potessi avere in questo periodo, ecco. C'è una dedica alla fine? No, io voglio dedicare sicuramente tutto ai miei genitori, che sono stati quelli là, le due persone che mi sono state più vicine anche nei momenti di difficoltà quando ero piccolo, quando ho iniziato questo sport. Sono quelli che tuttora a 29 anni mi sono più vicini nei momenti difficili, che di sconforto, capita qualche partita va male, un momento negativo, quindi questo momento va dedicato a loro, che sono state le due persone che mi hanno aiutato più nella mia carriera.